Bene, bene, vediamo in questo video i segni zodiacali che possono ottenere segni zodiacali che quelli che sono fortunati e quelli che sono sfortunati in questo periodo, perché ci sono delle congiunzioni astrali che saranno foriere di grandi cambiamenti e grandi crisi per diversi segni zodiacali. Ovviamente, come noi sappiamo, un periodo di crisi, può essere fortuna per qualcuno, sfortuna per qualcun altro. Purtroppo, un po' per tutte le condizioni, insomma, che ci sono, però ci sono veramente come possiamo dire, problematiche da questo punto di vista per diversi segni zodiacali. Quindi questo va tenuto presente. Quindi se vuoi ottenere dei risultati, devi imparare a gestire un attimino delle grandi trasformazioni che sono in arrivo soprattutto per alcuni segni. Allora, intanto partiamo dal segno dell'Ariete. Il segno dell'Ariete è uno di quei segni che vivrà delle grandi trasformazioni, grandi cambiamenti si prospetteranno per il segno dell'Ariete e ci sarà un'infelicità di fondo. Ecco, potremmo dire che il segno dell'Ariete verrà un po' caratterizzato da una, come dire, mala sorte, da un certo punto di vista, che non è detto che sia un qualcosa in tutte le aree della vita, ma soprattutto ci saranno delusioni da un punto di vista lavorativo. Quindi il segno dell'Ariete avrà delle grandi delusioni da un punto di vista lavorativo. Ci sarà qualcuno che può perdere il lavoro o dover cambiare lavoro, o comunque riceverà delle grandi delusioni, che può essere, che ne so, uno sfratto, un qualche cosa, no? E quindi il segno dell'Ariete è uno di quei segni che, peraltro, avrà la possibilità di ricevere, diciamo, delle buone notizie da un punto di vista invece di lasciti testamentari, cose di questo genere, per cui riuscirà a compensare in qualche modo queste crisi attraverso degli introiti inaspettati. Degli introiti inaspettati di soldi. È molto importante per il segno dell'Ariete comunque imparare a gestire un attimino questi soldi, quindi periodo diciamo di austerity dovrebbe per il segno dell'Ariete. Il toro, forse il segno che cambierà di più che sia fortuna o che sia sfortuna dipenderà molto dalla scelta del toro. Questo è fondamentale. Ci saranno grandi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la configurazione astrologica, diversi pianeti in transito nel segno del toro porteranno grandi cambiamenti. Quindi il toro avrà sicuramente un cambiamento, magari anche di città, di residenza. Potrebbe decidere di trasferirsi, potrebbe decidere di cambiare proprio vita, cambiare residenza, cambiare città, e questo trasferimento deve essere fatto a ragion veduta, deve essere fatto in modo da valutare tutti i pro e i contro. Quindi il toro che è normalmente un segno, diciamo, ponderato, un segno di terra, un segno che sa decidere, dovrà, diciamo, scegliere, fare delle scelte ponderate senza, per così dire, agire sull'onda dell'impulso, magari dell'innamoramento, perché questo, potrebbe portargli, diciamo, delle situazioni abbastanza negative. E poi abbiamo i gemelli. I gemelli è un periodo di sfiga nera, diciamo, come dire, c'è qualcuno che diceva: se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede bene. E quindi i gemelli è un periodo proprio in cui la sfiga ci vede bene e li punta proprio. Sembra che
Però purtroppo i gemelli non hanno una grande resilienza perché in questo momento, al seno dei gemelli, dovrebbero imparare a gestire un po' le difficoltà che possono subentrare in modalità diverse. Quindi per i gemelli è veramente molto importante in questo periodo prendere in considerazione, diciamo, tutte le opzioni e tenere presente che ci sarà un po' di malasorte, un po' di sfiga, come dire, quindi in questi casi meglio prendere poche iniziative perché se pigli tante iniziative rischi di fare danni. Quindi l'unica cosa che hanno i gemelli è anche la possibilità di perdere l'amore, di perdere la persona che hanno, di essere lasciati. E questo, o lasciate, questo deriva un po' dal loro modo di fare. Quindi, cari gemelli, cercate di essere meno volubili, avere una linea migliore, perché rompete i coglioni, fate, diciamo, girare le balle alla persona che sta con voi, perché non riesce mai a capire di che umore siete, non riesce mai a capire. Un saluto, grazie Caterina. Non riesce mai a capire di che umore siete e quindi entrate, come dire, fate girare i coglioni alle persone che stanno con voi e prima o poi vi manderanno a cagare. Quindi tenetevi pronti perché i gemelli, con tutte le condizioni che ci sono, grazie anche a Svima, con tutte le condizioni che ci sono, rischieranno veramente di prenderselo in quel posto. Questo è un punto fondamentale. Quindi, cari gemelli, attenzione. Veniamo al seno del cancro. Il seno del cancro, diciamo, è un segno da questo punto di vista della fortuna e della malasorte ambivalente. Il seno del cancro, diciamo che sarà abbastanza fortunato da un punto di vista lavorativo perché tenderà a consolidare quelle che sono le sue potenzialità lavorative, quindi da quel punto di vista lì il seno del cancro sta andando bene, ci sarà buona fortuna. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, possiamo dire che ci saranno altalenanze, ci saranno dei grossi cambiamenti, grazie a Siva, ma boh, ci saranno dei grossi cambiamenti che porteranno molte donne del cancro ad essere lasciate o a lasciare, comunque a chiudere delle relazioni che forse si sarebbero dovute già chiudere, diciamo, si sarebbero dovute già chiudere a suo tempo, fondamentalmente, ma non si sono chiuse, e altre persone invece del segno del cancro, soprattutto le single, tenderanno a iniziare una relazione che potrà essere positiva o negativa, ma dovranno valutare loro esattamente qual è la soluzione migliore, qual è la cosa migliore che possono fare. Questo è molto importante per quanto riguarda il seno del cancro, su come strutturare, grazie anche a Caterina Tarozzi. Strutturare, diciamo, Caterina Tozzi, che possono strutturare una loro situazione, grazie anche a Lucia. Ecco, quindi aspettatevi, se siete del cancro, un cambiamento. Se siete single, ci sono ottime possibilità che diventiate, diciamo, entrate in coppia. Se invece siete, diciamo, in coppia, ci sono buone possibilità che ritorniate single. Questo è un po' il concetto di fondo. E poi abbiamo il segno del leone. Il segno del leone, diciamo che ha avuto diciamo, dei periodi migliori, non sta attraversando un buon periodo e durante l'inverno dovrà fare delle scelte ponderate, non tanto basate sull'egocentrismo. Perché soprattutto ci saranno dei miglioramenti per alcuni da un punto di vista lavorativo, per altri invece ci sarà un crollo per scelte azzardate fatte, spinte soprattutto dal loro, come voler dire, egocentrismo. Quindi
Se non volete andare, impoverirvi, andare a rovistare nei cassonetti, cari amici De Leone, abbassate un po', come dire, la cresta, tra virgolette, e cercate di non fare investimenti perché avrete anche degli ingressi, degli introiti economici, ma il problema De Leone, da un punto di vista, è che vede le cose eccessivamente in grande, potrebbe fare degli investimenti che vanno oltre quelle che sono le possibilità, o delle scelte lavorative, diciamo, che non hanno una, grazie anche a Sally, che non hanno proprio una situazione positiva e quindi, diciamo, se lo piglieranno in quel posto. Poi abbiamo il Seno della Vergine. Il Seno della Vergine, ecco, da un punto di vista sentimentale affettivo, non è che è sfortunato, però tenderà a lamentarsi. Ma il problema della Vergine non è il fatto che non riesce a trovare la persona giusta, è che purtroppo in questo periodo la Vergine già di suo è perfezionista. In questo caso, con tutti i transiti astrali e i pianeti che ci sono, alcuni diciamo, in opposizione, come ad esempio Urano, Nettuno e Plutone. In opposizione faranno sì che il seno della Vergine tenderà, diciamo, in questo periodo tenderà a sviluppare, come possiamo dire, sempre di più le sue capacità di pignoleria, quindi diventerà sempre pignolo, diventerà sempre più, come dire, svilupperà tutte le persone che incontrerà non andranno bene, quindi è necessario per la Vergine, diciamo così, abbassare un po' l'asticella. La perfezione non esiste e quindi, siccome se vuoi ottenere dei risultati, cerca di aiutarla la fortuna, perché non è che sei sfortunato in questo periodo, però diciamo un po' te le vai a cercare da un certo punto di vista.